con il tecnico del Ravenna Massimo Gad. Dacci una spiegazione di questa sconfitta in attesa, Massimo. Ma secondo me sono quelle sconfitte che dove è difficile trovare spiegazioni, se non che il calcio è fatto così e di episodi. Io credo che sia stata una partita dominata sul piano del gioco. Io credo che non mi ricordo un'azione degli avversari pericolosa, e poi ci sono questi 5 minuti con questi due angoli, queste due palle inattive dove vai sotto. Poi certo, magari un po' di nervosismo, si è rimasti uno in meno, ma anche uno in meno, secondo me, abbiamo spinto sempre senza mai rischiare neanche ripartenze. Quindi se io devo giudicare alla fine la prestazione, per me rimane una prestazione buona, però è chiaro che siamo qui a commentare una sconfitta, e la cosa bella è che non siamo abituati a commentarla, quindi perdiamo dopo 12 risultati utili e consecutivi, e succede, quindi adesso dovremo cancellare subito e pensare alla prossima partita. Ecco, domenica a Corticella avremo la squadra un po' decimata da due espulsioni. Sì, vabbè, abbiamo Campagna e Sabatani che hanno queste due espulsioni, però ci saranno gli altri, quello non è un problema. Può, sul morale della squadra, può essere pesante questa sconfitta? No, non credo. È una squadra giovane, anche se ha 2, 3, 4 di esperienza, tra l'altro con l'arrivo anche di Matteo Mandorlini e di Gianmaria Rossi, insomma, appello, è gente che ha esperienza, quindi è vero, una squadra giovane, ma non credo che subisca un contraccolpo. È chiaro che per i ragazzi è una delusione, perché comunque in casa nostra sono abituati a far bene. Però ripeto, succede, fanno parte di un campionato, adesso bisogna cancellarle e pensare subito alla prossima. Ecco, la partita è sembrata, diciamo, comunque un pochino nervosa. Ecco, come magari nel primo tempo, poi se Ravenna è riuscito a sbloccarla, e poi dopo le due palle inattive indubbiamente sono degli episodi, però ti aspettavi più attenzione? Sì, più attenzione nelle palle inattive, adesso poi le rivedremo, quello sicuramente, perché sennò io non avevo nessuna avvisaglia che potesse essere pericoloso il fanculo. Anzi, prima di prendere questi due gol, comunque eravamo già arrivati ancora in area a mettere palle dentro, quindi la squadra stava bene, stava giocando bene, messa bene in campo, e ripeto, non è mai, nella partita non è mai stata in difficoltà. Poi un corner e una punizione, prendi due gol, non è credo la prima volta che capiti nel calcio, quindi bisogna avere la forza di accettarlo, ma ripeto, anche la squadra oggi secondo me ha fatto una buonissima partita. E invece, diciamo, a livello nervoso, come l'hai giudicata questa partita? Ma sì, lì dobbiamo stare un po' attenti, i ragazzi sono molto esuberanti, sono ragazzi bravissimi, hanno creato un gruppo fantastico, poi sono un po' esuberanti, dobbiamo stare attenti adesso che passano le giornate e si avverte magari la possibilità di lottare per vincere il campionato, perché Ravenna lotterà per vincere il campionato, bisogna stare attento a non creargliela più di tanto, nel senso che questi ragazzi qui hanno fatto veramente tanto, qualcosa di importante fino adesso, quindi però la mettiamo a posto, perché ripeto, è un gruppo fantastico, sono dei ragazzi per bene, quindi accettiamo questa sconfitta e poi ci rimettiamo a lavorare. Ok, salve. Guardando, Massimo, le inseguitrici, San Marino che vince, che 3-0 sul Sant'Angelo, e poi alla fine rischia il pareggio, il Forlì che perde, insomma, un commento guardando. Ma quando dopo una giornata così, che abbiamo perso noi la prima volta in casa, poi tra l'altro dopo 12 risultati utili, l'unica cosa che dobbiamo fare è non guardare le inseguitrici, quelle che hanno fatto, quindi pensiamo a quello che dobbiamo fare noi, e ripeto, dobbiamo avere la forza, come è giusto che sia, di accettare questa sconfitta, perché fa parte del gioco, tranquillamente, anche perché Ravenna non è una squadra imbattibile, e quindi è una squadra che è diventata forte, però può incappare magari in situazioni come quella di oggi, quindi dobbiamo cancellare e preparare bene la partita prossima, senza pensare a quello che fanno gli altri. Con il bravissimo capitano del Ravenna, Paolo Rappai, vorrei chiederti, dammi una spiegazione su questa sconfitta arrivata in attesa, diciamo così. Ma
così a caldo, valutando un po' la partita che è stata, diciamo che ci sono costati 5 minuti un po' di sbandamento, credo ci sono costati questa partita, che secondo me anche oggi abbiamo dimostrato di aver fatto molto meglio dell'avversario, anche in inferiorità numerica, anche in 9 alla fine. E io dal campo avevo la sensazione di poter almeno pareggiare, così non è stato, abbiamo avuto anche qualche occasione nel finale, qualche mischia dubbia, diciamo così, non voglio dire altro, in area loro, e può capitare in un percorso così, una squadra giovane, abbiamo avuto quei 5 minuti di un po' di affanno, diciamo, che ci sono costati la partita, ma io credo che, considerando i 90 minuti, 100 minuti che sono stati giocati, credo che la squadra abbia fatto una partita importante anche oggi, e è un va bene così, cioè, nel senso, non potevamo pensare di poter vincere tutte le partite, però io credo che anche oggi abbiamo dato una dimostrazione importante di essere una squadra che c'è. Dammi anche questa spiegazione, Paolo. Come mai una squadra prima in classifica non ha ancora ricevuto un calcio di rigore? Questo ti dico, oggi io credo che ce ne siano almeno 2 solari. L'arbitro non li ha visti, io sinceramente non mi vado ad attaccare a queste cose. Ti dico, secondo me anche durante le altre partite qualche rigore c'era, secondo me, però se non li fischiano, purtroppo siamo qui a parlare del nulla. Oggi secondo me ce n'erano 2 grossi, con due mani veramente grosse. Cioè, io dal campo ho detto, cioè, rigore per forza, e invece non li ha visti l'arbitro, amen. Noi purtroppo dobbiamo fare quello che è il nostro compito, il nostro dovere, quello che fa l'arbitro purtroppo non dipende da noi, e quindi purtroppo condiziona le partite, perché anche il rosso a Campagna secondo me è un po' dubbio, perché comunque il contatto c'era, poi se te non vuoi fischiare rigore va bene, assolutamente, se la valuti così, però non era neanche simulazione, un contatto c'è stato, però andiamo avanti, quello che fa l'arbitro non possiamo controllarlo noi. Questa sconfitta non ha fatto altro che rendere più interessante il campionato, diciamolo pure. Sì, cioè, ero più contento se vincevamo, se il campionato poi diventa noioso forse meglio, però sì, dai, questo è un campionato, dicevo anche l'altra volta, che secondo me si deciderà alla fine, perché sono tante squadre forti e non ci sono squadre materasso, perché tutte fanno punti, anche oggi qualche risultato importante a sorpresa c'è stato, quindi secondo me è un campionato che è molto 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 equilibrato, quindi si deciderà alla fine. Fisicamente come stai, Paolo? No, io penso, dai, sto abbastanza bene, ho avuto un problema al ginocchio prima di Natale che, dai, sto risolvendo. Sei sentito? Però no, dai, abbastanza bene. Il calcio d'angolo che ha determinato il vantaggio vostro, l'hai battuto molto bene. Sì. E da quel momento, una volta sbloccato il risultato, c'era così il pensiero che a un certo punto la partita fosse tutta in discesa, dal momento che tutto il primo tempo loro si erano difesi, in poche parole, che si potessero aprire gli spazi. Sì, io credo che loro si siano difesi tutti i 95 minuti, perché anche quando, cioè, la partita era in equilibrio sullo 0-0, loro erano belli compatti dietro, hanno fatto la loro partita giustamente. Ma io credo veramente che sì, sono deluso dal risultato, perché comunque è un risultato che non è positivo, ma io credo che la reazione, la prestazione dei ragazzi, di tutti, della squadra, di chi è entrato, io credo veramente che anche oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza. Poi può capitare di perdere una partita, non possiamo pensare di vincerle tutte magari, però va bene, dai. Penso che tante partite saranno così da qua alla fine, che andremo a affrontare squadre che si chiudono. Dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere bravi in quelle situazioni a non perdere neanche un minuto di star lì con la testa, concentrati. Le palle native fanno la differenza, perché noi abbiamo fatto gol su palle nativa, loro hanno fatto 2 gol su palle nativa. Quindi
più andrà avanti il campionato, più i dettagli credo decideranno le partite. Noi dovremmo essere forti in quei frangenti della partita lì. Bene, oggi se non ho contato male dovresti aver fatto il quinto assist stagionale, perché battuta sì. Siete, quindi sei in testa a questa classifica. Protesta con il sito Transfer, ma che te ne ha tolto uno, quello di San Mauro. Però ti volevo chiedere, ecco, partita molto nervosa già dall'inizio, diciamo, la sentivate particolarmente oppure sono stati gli avversari a trascinarvi un po' su questo piano? Io credo che noi, come caratteristica, abbiamo questa qui di essere molto esuberanti, in qualche frangente forse troppo, oggi forse un po' troppo, soprattutto perché poi l'avevamo sbloccata noi, quindi non c'era neanche motivo. Però io credo che questa sia una caratteristica di questa squadra qui, quella di essere molto aggressivi, molto compatti, molto determinati e quindi non credo ci snatureremo da qua in avanti, ecco. Però sicuramente dovremmo stare un po' più attenti a determinate cose che poi ti fanno solo degli svantaggi, non ti danno una mano, quindi io credo che non ci dovremmo snaturare, questa caratteristica per noi è molto importante, però qualche puntino lo dobbiamo mettere a posto. Allora, con Luca Magnanini, per commentare un pochino questa partita, dove in verità insomma, due episodi nella vostra area hanno deciso. Cos'è successo un po' su queste due palle inattive che hanno determinato il risultato? La partita è stata preparata bene. Abbiamo avuto tante occasioni, il Fanful è una buonissima squadra, non ricordo grandi occasioni da parte loro se non in quei 5 minuti per quelle due palle inattive, adesso non me le ricordo benissimo, però magari qualche disattenzione di troppo alla fine in area di rigore, quando la palla arriva lì basta un attimo e non siamo stati abbastanza bravi in quelle due situazioni. Per il resto penso che ci sia stata la prestazione anche oggi, nonostante la sconfitta. Luca, ascolta, mi è sembrato durante la partita siete stati un po' troppo nervosi, forse. Così era successo? Ma avevamo la partita sotto controllo, finché non abbiamo preso quei due gol nel giro di 5 minuti, anche noi dal campo avevamo la sensazione che la partita stesse andando sui binari giusti. Poi abbiamo preso due gol in 5 minuti, probabilmente un po' di nervosismo è venuto fuori, un po' magari fretta di recuperare il risultato e... Nonostante questo, e siamo rimasti in inferiorità numerica, abbiamo continuato a giocare la palla, abbiamo continuato a spingere, abbiamo avuto diverse occasioni anche in 10 e poi in 9 uomini, ma non abbiamo trovato il pareggio purtroppo. Il mister ha detto giustamente niente paura di questa sconfitta, d'altronde non si poteva pensare di arrivare alla fine del campionato senza subire sconfitte. No, fa parte dei campionati, sono lunghi, capita la giornata no, capitano le sconfitte perché è normale che uno non può vincerle tutte, però non penso sia un campanello d'allarme. Ripeto, la prestazione c'è stata dal primo al 90esimo. Dovevamo essere più bravi in quelle situazioni, in quelle palle inattive, a non portarceli dentro l'area di rigore, però purtroppo è andata così, ma... La squadra comunque ha risposto bene nonostante la sconfitta. Domenica andremo a Corticella, che oggi, fra le altre cose, ha vinto. Si trova a 3 punti da, mi sembra, 3 punti da noi. 4 forse. 4, ecco, quindi per loro sarà anche una partita determinata per il proseguo del campionato. Assolutamente, noi dobbiamo ripartire col piede giusto e... Tanto lo sappiamo, la classifica è corta, la conosciamo tutti, bene o male ci sono tantissimi scontri diretti, quindi sarà una battaglia dietro l'altra da qui a fine stagione. Grazie Luca, grazie. Grazie a voi.
aspetta, no, ma sono una curiosità. Nei due gol transitava dalle tue parti i due colpi di testa? No, io avevo un altro marcatore. Sì. Con Mattia Tirelli volevo chiederti, bomber inizio campionato, ogni domenica era un gol, adesso ti sei un po' calmato, che è successo? Ma niente, penso che sto facendo sempre il solito lavoro, dopo sai, ci sono partite in cui ti rimbalza la palla addosso e entra e altre in cui magari oggi te la tolgono dal piede, ti tolgono la palla dalla testa, quindi niente, sono tranquillo, sto lavorando bene, stiamo lavorando tutti bene. Sinceramente il gol è l'ultima cosa a cui penso, perché so che più ci pensi per noi attaccanti, più ci pensi, poi diventa un'ossessione, quindi meno ne segni. Quindi sto tranquillo, mi diverto, sto con i miei compagni, penso a lavorare per la squadra e poi so che arriverà. Una domanda che faccio anche a te, perché abbiamo perso oggi? Ma abbiamo perso perché non è andata bene, dai. Abbiamo fatto tante partite in cui abbiamo meritato di vincere. Anche oggi secondo me, dati alla mano, non meritavamo sicuramente di perdere. Dopo un episodio un po' sfortunato per noi rispetto magari ad altre partite in cui ci è andata meglio, loro pareggiano appena rientrati al secondo tempo, fanno subito il 2-1 e lì ci sono molte squadre in cui magari puoi iniziare a prendere le imbarcate, però anche oggi abbiamo dimostrato di essere forti comunque mentalmente, caratterialmente, perché il loro portiere è stato bravo, ha fatto 2-3 parate importanti e potevi comunque pareggiarla nonostante eravamo non so quanti adesso, 1-2 uomini sotto, però comunque dai, abbiamo dimostrato ancora di essere forti mentalmente alla fine. Forse l'emblema della partita è stata un po' la sfortuna, ecco, che è stata caratterizzata da questo. È giusto che tu non parli degli arbitri, però è parso che nel secondo tempo ci sia stato un po' di qualche cosa che ha indispettito il pubblico. Nel secondo tempo, almeno tu che eri in aria, almeno due fatti che sono accaduti. Ma dopo è ovvio, e al momento a mente calda protesti, perché secondo te magari una cosa, poi rivedendolo può essere un'altra cosa, però ecco, io c'è stato un tiro su cui secondo me la presa di mano il difensore, comunque ho protestato. Dopo ripeto, magari rivedendola non è così, quindi non si può stare qua a condannare un arbitro che magari ha fatto il suo lavoro e magari l'ha fatto anche bene, e parlare prima secondo me è sempre sbagliato, ecco. Pensi che si possa temere un contraccolpo da questa sconfitta oppure no, potete lasciare? No, perché comunque non è la prima sconfitta che subiamo immeritatamente, perché comunque anche a San Marino abbiamo perso, certo loro sono stati bravissimi, però non è mai stata una sconfitta meritata. Abbiamo dimostrato le partite dopo, tra l'altro venendo comunque anche da un pareggio e una sconfitta come questa volta qua, di essere, ripeto, forti caratterialmente, forti mentalmente. Io sono sicuro che se non perdiamo l'entusiasmo che abbiamo di stare insieme, la voglia di divertirci, ci rimettiamo subito in sesto, anche perché venivano comunque 12 risultati consecutivi utili, che non è poco, in un campionato non puoi pensare di non perdere mai, dai. Se ti viene un ragionamento anche sulla prossima partita che andrete ad affrontare... Diventa anche un scontro diretto, diventa. Sì, perché ho visto, stavamo parlando prima, mi sembra che abbia vinto il Corticella, quindi ora sono terzi. Sono una squadra forte, perché comunque anche all'andata non è stato risultato veramente così veritiero, perché 3-0, comunque loro i primi minuti ci hanno messo un po' in difficoltà, perché giocano bene, sono bravi a muovere la palla. Siamo stati bravi noi a metterci in sesto e capire un po' come si muovevano, però ecco, comunque sarà una battaglia, come tutte le altre partite, perché anche oggi... Uno poteva dire da fuori, comunque non vivendo il calcio, sarà una partita facile, ma alla fine non ce ne sono di partite facili. Abbiamo visto Certaldo, Progresso, quella di oggi stessa. Quindi ecco, ripeto, se noi rimaniamo con il nostro entusiasmo e non sbagliamo la prestazione, che comunque anche oggi secondo me non abbiamo sbagliato, sono sicuro che prima o poi ci girerà bene, come sempre fatto, dai.